So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, no. I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, no. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi video in collaborazione con il gruppo capitanato dalla mia amica Mary del canale Make Up per Passione. Il gruppo, come al solito, è Passion YouTubers in Beauty, che troverete il link diretto sotto nell'info box, sia per quanto riguarda il gruppo e tutte le ragazze che partecipano. E il video di oggi, Make Up Summer Essential. Spero di pronunciarlo giusto, sapete che il mio inglese è fake. Come si dice essential? Essential. Essential si dice? Sì. Essential, ok, lo vedi, io ho il mio insegnante d'inglese. E quindi vi vado a mostrare subito i miei top 5 indispensabili per l'estate. E avrei voluto mettere più prodotti, ma ovviamente, siccome poi siamo anche in tante, il video sarebbe durato troppo. E quindi ecco i miei 5 che per me sono davvero indispensabili per l'estate. Allora, come prima cosa vi mostro questa, che è una CC cream della Orange Blue, che io ho ricevuto per una collaborazione. Questa CC cream è qualcosa di meraviglioso, perché a parte che è adatta anche per chi come me ha la pelle grassa e quindi dura tutto il giorno, ha un effetto naturale, è molto uniformante, quindi con poco prodotto andiamo ad avere un incarnato molto più omogeneo, è leggera sulla pelle, quindi per l'estate è davvero molto indicata, perché non appesantisce. Quindi prediligo usare o lei o magari un fondotinta in polvere come questo qui dell'Avon, che è anche questo davvero molto leggero e buono. E quindi questo è assolutamente essenziale per me l'estate da usare, un fondo, una CC cream che comunque sia leggera e non troppo pesante, ma comunque che uniforma, che dà questo effetto uniforme al nostro viso, assolutamente, come primo posto. La cipria per me è indispensabile, perché avendo la pelle grassa va ad opacizzarmi e fa durare il make up anche più a lungo, e quindi assolutamente deve esserci. E questa della Make Up Revolution è una bomba, fantastica, meravigliosa, anche in un colore giallo. Io ho il sottotono giallo e quindi per me è davvero perfetta. Quindi il secondo prodotto. Terzo prodotto, che l'ho su anche oggi, lo amo alla follia, lo utilizzo tantissimo d'estate perché da questo effetto luce allo sguardo, e ci metti 2 minuti ad applicarlo anche con le dita. E questo ombretto della Kiko, questo è il Cream Crush nella colore 05, eccolo qua, vi faccio vedere, ce l'ho su oggi, è perfetto. Cioè io spesso lo metto col dito per sbrigarmi, un po' di mascara, un ombretto nude qui sulla piega palpebrale e via. Quindi il make up sta alla grande, quindi davvero un prodotto che per me è promosso alla grande. Ne ho anche un'altra colorazione, ma questa è quella che amo di più, quindi è assolutamente essenziale per me questo ombretto in crema, perché poi ha anche una buonissima durata e mi piace l'effetto un po' che dà, effetto bagnato all'occhio, sull'estate mi fa impazzire. Poi quarto prodotto è assolutamente un mascara waterproof, perché con il sudore quasi vai anche, questo io lo metto anche se vado al mare, e questo è della Debbie, è il Super Haze Waterproof. Questo ha lo scovolino fatto in questo modo, in silicone, che sinceramente non lo preferisco, cioè preferisco quelli là più pelosotti, però non l'ho trovato, quindi per ora ho questo, ma va comunque bene perché dà volume, li allunga e dura bene, cioè nel senso che non cola sotto l'occhio, e questo è importantissimo soprattutto per quando andiamo al mare. E quindi mascara waterproof assolutamente essenziale. E poi come ultima cosa è il mio amatissimo il brown gel della NYX, che questo è una bomba, cioè io le faccio anche al mare. Cioè chi mi segue da tanto sa che io ho un tatuaggio fatto male alle sopracciglia, e quindi quando vado in spiaggia devo comunque sistemarle un pochino, e con questo è fantastico perché dura tantissimo. Mi faccio il bagno al mare, io sto sempre in acqua quando vado al mare, ma lui non cola, rimane là bello fisso, e quindi per me è assolutamente un essenziale da avere. Quindi questi erano i miei top 5 essential per l'estate. Come al solito io ringrazio Mary per questa collaborazione, vi ricordo a tutte voi di andare a vedere i video anche di tutte le altre ragazze, perché si scoprono prodotti super super interessanti per affrontare l'estate e il caldo che sta per arrivare. È un po' incerto, perché oggi qui ha fatto grandinato a Roma, vabbè, lasciamo perdere. Comunque il caldo che sta per arrivare, quindi è davvero un video interessante.
Io come al solito ringrazio la mia amica Mary e mando un bacione grande, grazie per questa collaborazione. Chi era, una puzzetta? No. Ah, beh, meno male. Ringrazio tutte le ragazze che hanno partecipato, quindi andate a vedere tutte le ragazze che trovate i link qua sotto e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao. Vengo. Ciao. Bottles popping, bottles.